questa manifestazione. Quinto posto per Massimo Giacomazzi dell'As Industria Rovigo e anche campione provinciale Master 35. Andate tutti su, voilà, dopo facciamo un semicerchio. Al sesto posto il grande vigile del fuoco Michele Bedin, campione provinciale su strada senior anche, quindi doppio premio anche per lui. Al settimo posto Pier Giorgio Cazzavillan. Pier Giorgio, vieni di qua, voilà. Pier Giorgio Cazzavillan. Ottavo posto per Tiziano Rosati. Dove vai? Qui. Poi abbiamo Omar Pechielan al nono posto. Dai pure di qua, Omar. E il decimo Boris Padovan. Signori, sono i primi 10 assoluti, edizione 32 della 4 passi per il taglio. Umberto e Veronese, venite qua un attimo, venite qua tutti e due, davanti qua, venite qua, restate qua sul palco, ecco, qua davanti anche voi due perché ve lo meritate. Sono i responsabili organizzativi, Avisaglio di Po. Adesso la macchina dell'Asi Veneto. Vieni Giovanna, assolto il compito di mamma, ti sei ripresentata alla grande, l'assessore dello sport esegue le premiazioni. Al secondo posto un'altra grande, Alessandra Benzoppi. Sono tutte grandi queste atlete. Terza, una che ha fatto la storia anche e soprattutto sulle strade a Ferrara, Laura Buzzi dell'Atletica Estense. Sempre l'assessore delle sport che effettua le premiazioni. Di solito quando si premiano le femmine si dà anche il bacio. Ce n'è altre due adesso da premiare, eh? Al quarto posto Elena Cavalli, la si vede da anche lei. E quinta classificata assoluta Mara Bezzon. Vediamo chi si siede lì con le donne. Anche qui le macchinette vanno in tilt dopo. L'ultimo vostro applauso per la della mattinata, le nostre 5.